necessario sia a livello personale, concentrandosi in particolare su aspetti del pensiero di Giacomo Tedesco fondazione però anche nella filosofia classica e nel dibattito contemporaneo, e quindi gli cedo la parola. Grazie, ma mi permetto di fare soprattutto l'introduzione in italiano e la maggior parte della mia presentazione è scritta purtroppo in tedesco. E comunque il dottor Rossi Ledi sarà sì gentile di riassumare sia qualche citazione centrale, sia qualche idea centrale in italiano. Allora comincio con l'introduzione. Il scopo di mia relazione è una critica del concetto di una Weltanschauung neutrale etica, che già quel concetto è un po' difficile a tradurre in italiano, ma questo viene un po' più tardi. Allora, un termine molto semplice, Weltanschauung neutrale etico, vuol dire etica universale e non solo basato, etica non solo basata su una, diciamo, sul cristianesimo ad esempio. Questa nozione, almeno in una certa versione, è il risultato di un positivismo che pretende la possibilità di fondare una teoria etica in parti essenziali su dati scientifici. Soprattutto nella bioetica contemporanea, una tale pretesa fondazione dell'etica è molto influenziale, ma anche problematica. E vi racconto un po' perché mi interessa tutto quel soggetto. Viviamo in un periodo dove l'etica si vede confrontata con questioni soprattutto concernente la fine della vita, diciamo ad esempio l'eutanasia, sia anche il cominciamento, l'origine della vita individuale, ad esempio ricerca con embrioni umani, e in tutti questi casi c'è normalmente una commissione etica dove vari filosofi, ma anche teologi, ma anche altri scientisti vengono domandate che cosa si può fare oggi e che cosa non si deve fare. E la discussione è molto controversa, ci sono molti conflitti e la Weltanschauung neutrale etico, il concetto, è per così dire un postulato o un metodo per evitare conflitti e per trovare delle soluzioni consensuali, soprattutto nella bioetica. Però c'è un problema che tenterò a spiegare. Prima di cominciare la discussione del concetto della Weltanschauung neutrale etica, dobbiamo chiederci che cosa significa questo termine. Una seconda questione fondamentale è se Weltanschauung neutrale etica significa lo stesso che un'etica senza fondazione metafisica, oppure un'etica non metafisica. Allora, il termine fondamentale in questo contesto è Weltanschauung, una parola tedesca che significa più o meno concezione del mondo. In qualche lingua non viene tradotto quel termine Weltanschauung, ad esempio in francese si usa Weltanschauung come tale, in spagnolo si dice Cosmovision e in inglese World View per Weltanschauung. E qui vorrei menzionare John Rawls, un filosofo americano che è morto nel 2002, che anche ha proposto sia un termine per Weltanschauung, cioè Comprehensive Theory. Comprehensive Theory è un concetto per
a designare sia religioni o anche confessioni. Ci sono molte confessioni negli Stati Uniti e per questo, per designare sia confessioni sia anche, diciamo, ateismo, agnosticismo, eccetera, che non so, si intendono come religioni, invento, perché così dire, quel concetto di comprehensive theory. E poi che cosa significa Weltanschaulich neutral? Significa indipendente di ogni specifica concezione del mondo. O nel linguaggio di John Rawls c'è un altro diciamo un termine che è molto illustrativo, molto intuitivo anche, ho fatto anche un disegno qui, cioè il termine overlapping consensus. Overlapping consensus sarebbe un termine inglese per che io vedo come più o meno l'equivalente di Weltanschaulich neutrale Ethik. Si può immaginare diciamo una etica basata sull'aristotelismo così, un'etica basata su Avicenna così e un'etica atea, si può immaginare vari esempi qui, ma il punto importante è che si immagina, soprattutto John Rawls, che c'è un overlapping consensus, che c'è, come hai detto tu, un nocciolo stabile, allora un nocciolo che vale per tutte le concezioni indipendenti, possa essere fondata sia dalla punto di vista, da un punto di vista tuttavia illuminista, sia da un punto di vista io del... Intendevo proprio questo. Tu hai inteso tuttavia un altro, ma sì, questo si potrebbe anche chiamare un nocciolo in un altro contesto. Ok. E allora, la motivazione per una Weltanschaulich neutrale etica oppure per un overlapping consensus è abbastanza chiara. La motivazione sì. Si tratta di sviluppare un'etica universale, autonoma ed accettabile per tutti di buona volontà. In una società multiculturale e secolare, in un mondo globalizzato, il progetto sembra simpatico e anche necessario, perché serve a evitare conflitti che risultano di un dogmaticismo dove ognuno vuole semplicemente insistere su valori tradizionali senza riflessione. E allora, il contesto è, in un ambito più largo, l'illuminismo, allora è una idea illuministica, si potrebbe dire, è l'idea di una etica secolare e anche il contesto è anche la separazione tra Chiesa e Stato, perché la negazione di una Weltanschaulich neutrale Ethik sarebbe l'etica proposta soltanto dal Vaticano, ad esempio, che non ha fatto la separazione tra Chiesa e Stato. Il problema è però che c'è un'ambiguità in tale progetto. Da dove risulta? Weltanschaulich neutral, oppure una Weltanschaulich neutrale Ethik, nella letteratura in lingua tedesca almeno, viene spesso interpretato come etica non metafisica, oppure etica libera di ogni fondamento metafisico. Una Weltanschaulich neutrale Ethik, in questo senso, sarebbe un'etica che evita il ricorso a concetti metafisici, come ad esempio dignità umana, ma in questo caso la base è che Weltanschauung, concezione del mondo, viene interpretata in un tale modo che racchiude anche la metafisica, particolarmente ogni antropologia metafisica. Allora, quello è un problema che vorrei dopo illustrare anche con il pensiero di Hegel, che è
problematico la pretensione di sviluppare un'etica senza metafisica, senza ogni fondazione metafisica, e al luogo di una fondazione metafisica si costruisce, diciamo, o si riferisce a dati empirici, nell'esempio il sviluppo, come è visto dalle scienze empiriche, dell'embrione umano, ad esempio, e qui c'è una specie di Selbsttäuschung, come si dice? Autoinganno, sì, che questo lo svilupperò più tardi. Da parte di alcuni proponenti di una vera challenge neutrale etica, l'embriologia empirica, invece di un concetto metafisico dell'essenza e del sviluppo dell'uomo, può e deve essere considerata come il fondamento della bioetica. Per decidere, ad esempio, in quale caso è legittimo condurre ricerca con embrioni umani viventi, sarebbe opportuno decidere prima quando, a partire di quale giorno del suo sviluppo, a partire di quale giorno post-concezione, l'embrione sarebbe capace di una sensazione di dolore. Allora, questo è un esempio abbastanza ovvio, dove un'etica basata su una metafisica classica, diciamo metafisica di Aristotele, direbbe che non fa senso distinguere tra lo sviluppo della persona umana, delle fasi dove non c'è ancora un essere umano, per così dire, e una altra fase seguente, diciamo 50 giorni post concezione, dove è già un uomo. Allora, molti metafisici direbbero che questo non fa senso, invece dal punto di vista dell'embriologia empirica, si potrebbe dire anche naheliegend, allora sì, ovvio, probabile che c'è una tale distinzione. E di quel approccio molto diverso risultano molti conflitti. Io personalmente sono convinto che la fondazione dell'etica non è possibile senza una base metafisica, come ha anche dimostrato Giacomo Rinaldi nella sua teoria etica. Ci sono concetti etici come libertà e dignità umana per le quali è quasi evidente che la sua interpretazione è molto dipendente dalla base metafisica. Ci sono altri concetti etici per cui la base metafisica è meno apparente, ma anche presente. Allora, questa sarebbe la introduzione. Nella seconda parte vorrei condurre un'analisi storica del termine concezione del mondo. E in questo caso partirei da Hegel, e Hegel definisce nelle lezioni sulla estetica, dice che Weltanschauung è ein bestimmtes, aber umfassendes Bewusstsein des natürlichen, menschlichen und göttlichen. Potresti forse tradurre quella frase qui? Ah, una coscienza determinata ma comprensiva del naturale, dell'umano e del divino. E poi nelle lezioni sulla storia della filosofia dice anche che jedes philosophische Prinzip hat eine Zeit lang die Herrschaft gehabt,
das in dieser Form dann das Ganze der Weltanschauung ausgeführt worden, das nennt man ein philosophisches System. Allora in questo caso dice anche che, secondo lui, Weltanschauung e sistema di filosofia sarebbe più o meno lo stesso. Se prendiamo quella concezione hegeliana di Weltanschauung, è abbastanza chiaro che una etica neutra rispetto alla Weltanschauung non è possibile, perché se c'è un'identità tra Weltanschauung e filosofia, non si può nemmeno sviluppare un'etica che è neutra rispetto alla concezione del mondo, perché l'etica è sempre una parte della filosofia. E allora questo concetto hegeliano è solo una certa fase nel sviluppo del concetto Weltanschauung, perché dopo Hegel vengono altri concetti di Weltanschauung. C'è anche una fase nella storia della filosofia dove Weltanschauung viene inteso come ideologia. Sì, e ideologia evidentemente non è la stessa cosa che sistema filosofico oppure filosofia come tale. Ideologia è qualcosa dove la filosofia oppure una certa teoria sociologica, ad esempio, anche la concezione marxista del mondo, ad esempio, viene, si potrebbe dire, abusato per etablire una concezione del mondo. E se intendiamo Weltanschauung come ideologia, in questo caso di nuovo fa senso il postulato di sviluppare una weltanschaulich neutrale ethic, perché in questo caso non significa altro che evitare una base ideologica di un'etica. E questo è naturalmente un progetto molto razionale. Se guardiamo la letteratura contemporanea, ho trovato un'altra definizione di Weltanschauung di Ottfried Höffe, che è molto prominente nell'etica, letteratura sull'etica, e lui scrive: Weltanschauung sia eine in sich einheitliche, nicht notwendig vollständig bewusste Gesamtauffassung von Struktur, Wesen, Ursprung und Sinn der Welt und des menschlichen Lebens in ihr. E allora, se, molto succinto. Potresti parlare? Sì. Allora, Weltanschauung sarebbe, secondo Höffe, una concezione complessiva, cosciente, completa, in se stessa unitaria e non necessaria, della struttura, dell'essenza, dell'origine, del senso del mondo e della vita umana in esso mondo. Sì, ma c'è una qualificazione importante in quella frase di Ottfried Höffe, cioè che la Weltanschauung non è necessariamente vollständig bewusst, allora non è necessariamente riflessa. E questo non vuole dire altro che una Weltanschauung è un sistema personale, non un sistema filosofico, come diciamo l'etica di Spinoza, dove ogni idea viene formulata come con assiomi, definizioni, eccetera, ma piuttosto un sistema, una visione personale del mondo, dove i fondamenti metafisici non sono espliciti, non vengono totalmente tematizzati. Si potrebbe dire, ad esempio, che se un uomo è nato in un paese arabo, in Saudi Arabia, avrà tipicamente una certa Weltanschauung, anche se
nella sua vita decide di convertire dal sunnitismo attraverso il sciitismo, che probabilmente non sarà il caso, ma comunque l'idea è che una Veda Chaung è qualcosa culturale, è qualcosa che ancora non è, come secondo la definizione di Hegel, identico con sistema filosofico, ma piuttosto una visione totale del mondo dove la base, in termini di base metafisica, non è esplicita e ci sono molti versteckte Annahmen, assunti nascosti tipicamente in una Weltanschauung. E concludo la parte che dà un po' fastidio probabilmente sulla definizione di Weltanschauung, dicendo che se intendiamo Weltanschauung come una visione totale del mondo con molti assunti nascosti, in questo caso è molto razionale di dire che l'etica non dovrebbe essere basata su una Weltanschauung in un tale senso, perché se un'etica è basata su una visione del mondo con assunti nascosti, c'è già il pericolo latente che nella discussione l'opponente dirà: ma tu definisci l'uomo come avendo dignità umana a partire del primo giorno post-concezione soltanto perché fai delle assunte nascoste che non sono valide. E per questo motivo, se prendiamo la definizione di Höffe, secondo me fa senso di sviluppare una weltanschauliche neutrale Ethik, perché non vuole dire altro che sviluppare un'etica che evita il ricorso a una metafisica nascosta, a una religione nascosta, e che è piuttosto razionale. E, se possibile, formulata in maniera che è la ragione pratica di Kant, ad esempio, come modello di pensiero solo. Ok, vengo di nuovo alla filosofia hegeliana, e nella parte seguente la domanda è: che cosa si può apprendere dalla filosofia hegeliana concernente il progetto di una weltanschauliche neutrale Ethik? E questa sezione ha due parti. La prima parte è concernente il giovane Hegel e la seconda parte il Hegel di Berlino. E c'è un manoscritto del giovane Hegel che si chiama Positivität der christlichen Religion del 1796. Positivität der christlichen Religion vuol dire la positività della religione cristiana, della fede cristiana. E positività, che cosa vuol dire? Vuol dire l'aspetto della religione che non è razionale, che viene dal fatto che ci sia la Bibbia, che ci sono le parole di Dio, e qualcosa come un'autorità esterna relativo all'uomo, alla razionalità umana. E il giovane Hegel è critico, come diciamo tutto Hegel, critico concernente quella positività o quel elemento eterogeneo nella religione. Comunque è interessante che considera anche in questo scritto la fase, l'epoca della coesistenza di paganismo, giudaismo e cristianesimo, e cioè considera il cristianesimo dei primi secoli. E per lui è un grande problema che in quest'epoca la religione cristiana sia diventata come uno Stato, come una struttura non soltanto basata su una nuova morale, ma
sia diventato una struttura fissa con una dogmatica, eccetera. Positiva, appunto. E cito di questo scritto di Hegel: Der Grundfehler, der bei dem ganzen System einer Kirche zum Grunde liegt, ist die Verkennung der Rechte einer jeden Fähigkeit des menschlichen Geistes, besonders der ersten unter ihnen, der Vernunft. Die heilsame Trennung des Gebietes der Kräfte des menschlichen Geistes, diese Trennung ist von der Gesetzgebung der Kirche nicht gemacht worden und Jahrhunderte werden noch vergehen, bis der Geist der Europäer im tätigen Leben in den Gesetzgebungen jenen Unterschied wird erkennen und machen lernen. Potresti also, worauf das richtige Gefühl der Griechen sie von selbst gebracht hat. L'errore fondamentale su cui si regge l'intero sistema di una chiesa è il misconoscimento dei diritti di ogni capacità dello spirito umano, in particolare della prima tra esse, cioè la ragione. La sana separazione dell'ambito delle forze dello spirito umano che Kant ha fatto per le scienze, questa separazione non è stata fatta da chi ha fatto le leggi della Chiesa e passeranno ancora secoli prima che lo spirito degli europei riconosca nella vita pratica e nella legislazione quella distinzione e la faccia conoscere su cui il sentimento tutto dei greci. Sì, mille grazie. E vediamo in questa citazione che il giovane Hegel ha un'idea quasi kantiana, secondo me, almeno ispirato, in un'idea ispirata della ragione pratica di Kant, e insiste che c'è quell'autonomia della ragione e che la ragione sia la facoltà più importante dell'uomo e che la dogmatica religiosa non abbia il diritto di un'interferenza, di alcune interferenze con quella autonomia della ragione. E qui si potrebbe dire semplicemente, per il giovane Hegel, che lui sia un proponente di una Weltanschauung neutrale Ethics. Questo sarebbe il mio sommario per il giovane Hegel nel suo manoscritto di Positività der christlichen Religion. Si dichiara in favore della separazione tra Chiesa e Stato e suo progetto etico è più o meno lo stesso che ritroviamo oggi sul titolo di Weltanschauung neutrale Ethik. A questo punto potrei già finire, ma sarebbe troppo semplice. Perché? Perché Hegel nei suoi scritti a Berlino ha sviluppato una posizione modificata, non totalmente abbandonando quell'idea che aveva di una separazione tra la Chiesa e lo Stato, ma modificando quel postulato di una separazione. E qui diviene veramente un po' complicato, povero Tamar, tradizione seguente, perché Hegel scrive delle lezioni sulla filosofia della religione, es lässt sich wohl sagen, die Staatsverfassung solle auf der einen Seite stehen bleiben, die Religion auf der anderen. Aber da ist diese Gefahr vorhanden, dass jene Grundsätze